Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sorelle carissime, stiamo celebrando la penultima messa che ci vede qui riuniti per questo mese di maggio, che è volato abbastanza velocemente, come tutte le cose belle purtroppo passano presto. Questa è un'altra bellissima messa mariana. Questa è Maria Vergine Regina e Madre della Misericordia. Poi l'ultima che faremo in questa sede la faremo in onore di Maria Regina della Pace. Regina e Madre della Misericordia sono dei titoli molto cari alla Madonna, che ha un cuore totalmente materno. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che si muove a compassione. Lo sapete che etimologicamente misericordia vuol dire pietà del cuore, cioè compatire chi sbaglia. Non puntare il dito contro, ma cercare in qualche modo di aiutarlo. Ecco, la Madonna è la creatura più brava, più adatta a svolgere questo ministero. Voi sapete che per comprendere il mistero della misericordia di Dio, vi assicuro che io sacerdote ho delle esperienze meravigliose, io dico sempre, solo un sacerdote può vivere alcune cose. Io non mi rendevo assolutamente conto di cosa si vive dalla parte di qua. Quando ero giovane, io andavo a confessare e dicevo, chi lo sa come sono le cose dalla parte di là, quando deve andare? È un'altra cosa. La cosa molto bella è vedere delle volte dei cuori dove la grazia ha fatto un capolavoro spettacolare, cioè con una luce immensa. Guardate su tutti i peccati commessi nella vita, un pentimento grandissimo e un proposito di metterci una pietra sopra grosso quanto una casa. Io ho avuto la grazia di poter vedere queste cose innumerevoli volte, perché la Madonna è Madre di Misericordia e come esercita questo suo ufficio. Voi dovete sapere una cosa, forse riguarda anche noi, ha riguardato anche me in passato, e ogni tanto qualcosa mi riguarda ancora. Tutte le volte che noi commettiamo qualcosa che non va, guardate che quasi mai ce ne rendiamo conto, quasi mai. Provate a chiedervi, cioè tu riesci facilmente a capire, a fare bene l'esame di coscienza? Cioè, voi pensate, l'altro giorno, non so se sia un'omelia in questa sede oppure in una qualche catechesi, dicevo che il giusto, sta scritto nella Bibbia, che pecca il giusto 7 volte al giorno. Vuol dire che se io mi confesso una volta a settimana dovrei dire almeno 49 peccati, almeno, se, attenzione, se sono giusto, se sono un povero peccatore ne avrò di centinaio, d'accordo? Vediamo chi è che si confessa una volta a settimana e vediamo chi è che una volta a settimana se il ginocchio dice 49 peccati. Ma se lo dice la Bibbia che il giusto pecca 7 volte al giorno, quella cosa è vera. L'offertorio della messa vecchia, che sapete che io cerco una volta a settimana, diceva a un certo punto: accetta, Signore, questa vittima santa e immacolata che ti offro per i miei innumerevoli peccati, negligenze e offese, innumerabilibus in latino. Cioè, se li volessi contare, non li posso contare perché sono talmente tanti. Voi pensate che all'apostolo della Divina Misericordia, che è Santa Faustina, una volta Gesù gli disse: se tu conoscessi fino in fondo l'abisso della tua miseria, moriresti di dolore. Io mi ricordo, cioè, avevo 20 anni, quando ho detto questa cosa di qui. Ma voi conoscete Santa Faustina? Santa Faustina era santa, d'accordo? Cioè, non ha forse mai fatto un peccato mortale in vita sua? E se Gesù dice a questa, se me lo dice a me, devo piegare un revolver e puntarmi e spararmi. Capite? Allora, però, capite che succede? Se noi facciamo un sacco di guai e non ce ne rendiamo conto, quei guai fanno sta male anzitutto a noi e alle persone che ci stanno intorno. E noi stiamo male, non ce ne rendiamo manco conto perché. Ora però c'è un problema. Anche qui provate a pensare alla nostra esperienza. Se qualcuno viene a dirti: senti un po', lo sai che tu sei così, così e così? Noi ce l'abbiamo. Prima che tanto questo è poi. Punto primo, è vero. Punto secondo, ma non esistono gli specchi in casa tua. Ci cominciamo subito a alterare, perché accettare una correzione diretta è una cosa tanto facile, capite? Allora, questo ve lo dico anche da prete, no? Allora, che facciamo? Allora, tu te lo vedi davanti. Pensate il Signore e la Madonna che conoscono bene la nostra realtà. Tu vedi che c'è un figlio che combina un sacco di guai. Facendo tutti quei guai, sta male, fa stare male lui e il prossimo. Solo che se glielo dici, si arrabbia, non lo accetta, non lo capisce. Se non glielo dici, continua a star male. Che vogliamo fare? E qui interviene la Madonna con la sua maestria unica. Sapete che fa la Madonna se uno gli chiede aiuto? Come una buona mamma, ti prende per mano e piano piano ti fa accorgere tante cose.
senza che tu manco te ne accorgi. A un certo punto te li trovi, ma combino tutti sti guai, ne prendi coscienza, ma non te ne manco accorto. E una volta che te ne accorgi, sempre la mano della Madonna, perché capite, a volte quando noi capiamo di aver fatto qualche sbaglio, a me è successo in alcuni momenti della vita, magari anche involontario, uno dice, mamma mia, potrebbe venire un pochino di disperazione, dico che macello che ho fatto, mo il Signore non mi perdona, mo sti cose sono, ho fatti guai. No, la Madonna ti ci porta e poi dice, fermo, c'è mio figlio, vai tranquillamente a chiedergli perdono, apri il cuore e state tranquillo, metti tutto nelle sue mani e ricomincia a vivere meglio da prima. Io assicuro, io l'ho vissuto questo qui, tante volte. Cioè tutte quante le tappe significative della mia vita hanno sempre avuto un intervento mariano in questo senso. E ho visto tantissime persone che hanno vissuto questo. Capite? Perché per gustare la misericordia di Dio tu devi capire che ce n'è bisogno. E per avere coscienza che ce n'è bisogno devi essere consapevole delle tue miserie. E per prendere coscienza delle tue miserie devi trovare qualcuno che con dolcezza ti ci fa scendere, capito? Perché non è facile accettare che siamo peccatori, non è per niente facile, per niente. Hai visto pure il Papa dice, pure io sono peccatore, qualcuno si scandalizza. Certo, il Papa non è peccatore nel senso che fa chissà che cosa, capite? Ma noi tutti quanti, appena comincia la messa, cosa diciamo? Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Che diciamo? È possibile che la Chiesa ci faccia una bugia? Se io non riesco a dargli un contenuto a questo, è perché non ne sono consapevole. Devo dire, ne faccio tante, ma ne vedo poche. E allora la Madonna, piano piano, ci mette un po' di collirio agli occhi, dice, guarda, questa cosa non funziona, quest'altra non funziona, quest'altra non funziona. Portale tutte a Gesù e con il mio aiuto cammina e vedrai che piano piano le cose giù. Questa è la mano santa di Maria Santissima, che è ancora più dolce di quella di Gesù, perché Gesù è anche Dio. Voi sapete che Dio, quando vede il peccato è una contraddizione assoluta della natura di Dio, che è bene assoluto, no? Invece la Madonna è tutta santa, ma è dalla nostra parte, perché è una creatura come noi ed è madre, e quindi svolge questo ufficio con una dolcezza e una delicatezza incredibile. Ecco perché le più grandi conversioni dei più grandi peccatori, sappiate, perché studiate le storie dei santi della Chiesa, passano tutte attraverso le mani di Maria Santissima, perché solo lei conosce il segreto per aprire i cuori e portarli dolcemente a riconoscere chi sono, a chiedere perdono al suo figlio e a iniziare una vita nuova nella sua grazia. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.